come si crede che ha trovato uno straccione? Non morti di fame, non avrò! Ma io siamo un brigadier, roba! Che cazzo vedrei io se sogno un avrò? Dopo fare cose con la legge? Eppure io confesso, hai fatto cazzi pausa. Ti sgrazzami. E l'acqua sta stando là. Cinquanneca. E che fa Giange? Giange? Arelare! Che te Giange? Ci pensi? Dopo siamo ricchi, milionari. Oh, qua, qua, campanera. E senza debite. Senza debite, e tu giangi! A ridere, che pensi a su, a ridere! Ma su 50! Che so 50? Giù, pensaci buono! Ci hai pensato buono, hai calcolato tutto! Io sta vita miserabile, non la voglio fare giù! Oh, don Giovanni! Un brigadiero l'hai portato! Giù, pensa a quello che hai! Pensa a quello che hai! La patente, fammi parlare! Come vi scrazza mia, 50 in carcere, 50! E tu, la chiama me, a Donna Amalia, a Don Vincenzo, a Carolina, a Concetta, all'avvocato, e pure un baroncino. E chiama pure un medico, che ancora devo avere bisogno. Sbrigati. Ditemi, non giocare. Ma avete di dare una spiegazione. Se uno, diciamo, cade sordi, va carcerato, come lo trattano? Come sarebbe a dire come lo trattano? Voglio dire come mangiare, come dormire. Beh, come si dice? La legge è uguale per tutti. Chi tiene il denaro, non si indicono. Chi può pagare? Un vitto se lo fa portare da fuori. La camera, pagamento. E se sì, uno si ha un abbonamento, non conticello ci fa. Ma che state dicendo, don Giovanni? Qua non stiamo parlando di un albergo. La camera a pagamento solo durante l'istruttoria. Dopo la condanna si passa alla cella comune, dove tutto è gratis. E dicetemi ci pensa il governo. E dicetemi una già cosa. Ma scusate, don Giovanni, come mai mi fate questa domanda? E dopo voi spiegate, dicetemi un'altra cosa. Se uno ha un falso in atto pubblico, l'arrestano? Serra, confessa. Sì, sì, confessa. Ma chi? Aspettate che amore. Sono tutti in testimone. No, dai, vieni da me. Da voi mi avete di dare una spiegazione, infatti sapete. Se uno per si legittimare un figlio con il suo fa carte house, l'atto è nullo. Certo. E quindi l'eredità tocca a lì. È a così, sì o no? Certo! Complimenti, don Giovanni! E mo dicitemi un'altra cosa. L'eredità quando ci adunano? Durante l'istruttoria l'eredità viene bloccata. Quando viene emessa la sentenza, l'eredità viene presa e consegnata, è vero, al condannato. Brigati, manetta avete portato. E chi dobbiamo restare? Non dagitemi un altro piacere. Ditemi. Durante che io non ci sogno, che io diciamo sogno all'oresco. Amministratemi se bene. Certo. Facete studiare se voglio. Senz'altro. Quando ne esco a di sapere leggere e scrivere. Brigadier, chi ne ha fatto carte house? Sogno io. Voi? Brigadier, ma che faccio di l'arrestate? E si capisce che l'arresto. E
che avete combinato? Come siete tanto bravi? Ma avete lasciato un'eredità a mia, sì, una mia figlia. E io per mi guadagnare una carta di 1000 lire, ma io legittimato un figlio con quello mio. E mo con me. E io ho fatto carte false. Vai in galera. E l'eredità tocca a me e non a quella carogna. Che se voleva pigliare tutta a mia manca una carta di 1000 lire. Nota. Dicetemi una cosa. Dite. Promettetemi quello che farete, quello che vi ho detto prima. Curerò tutte le vostre sostanze. Pregami. Don Giovanni, ma voi dove credete di andare? In villeggiatura? Guaiati in galera? Pregami. E che se... Un anno fa. Sta casa ricca,